Quanti sono i giorni veramente memorabili nella vita di una persona? È una domanda estremamente personale, me ne rendo conto, ma per me oggi è uno di quei giorni. In questo istante possiamo togliere questa dissolvenza. Eccomi qua, buongiorno a tutti, io sono Luigi. Fino ad oggi mi avete conosciuto, avete sentito la mia voce, mi avete conosciuto come un orso in campagna. Lo so, dalla voce magari vi eravate fatti un'altra idea, pensavate che io fossi così o così. Ma questo passo il convento è detto fra di noi, loro l'orto non lo sanno fare. Io ci provo almeno, dai. Benvenuti a tutti in questo mio video. È venuto il momento di poter togliere la dissolvenza e di cominciare a fare video in presenza. Non amo stare davanti alla telecamera, quindi mi scuserete se sono un po' impacciato, ma io preferisco stare dietro. Da ora in poi ovviamente la dissolvenza non la metterò più. Quando c'è da riprendermi mi riprenderò, ma se non è necessario, ecco, non mi farò riprendere. Se avrete voglia di stare con me qualche minuto, dopo la sigla vi racconto qualcosa di me, ma soprattutto vi racconto perché è nato questo canale e fin dove possiamo arrivare insieme su questa strada che abbiamo iniziato a percorrere qualche anno fa. Ci vediamo dopo la sigla. Bentornati sul mio canale, sono Luigi Orso, come vi viene più comodo, per me indifferente. Allora, due parole su di me. Non sono un agronomo, non sono un botanico, ho studi tecnici alle spalle. Qualche decennio fa, la passione per la vita all'aria aperta e per l'orto mi è nata, insomma, intorno ai 40 anni, 38-40 anni, ora ne ho 54. Quindi sono una quindicina di anni che faccio l'orto. Ho iniziato sul balcone, l'ho scritto anche, l'ho detto più volte, peperoncini, poi i pomodori, poi le prime zucchine, poi a quel punto non mi bastava più il balcone. Siamo passati con mia moglie, che mi ha sempre seguito su questo, la ringrazio, a cercare un pezzo di terra. Insieme alla terra abbiamo trovato la casa e quindi siamo in campagna. Abitiamo qui nelle Marche, questo è il nostro panorama, da qui vediamo il mare, c'è la costa a 10-12 km, è un posto meraviglioso e io qui mi diletto. Perché è nata la voglia della campagna? Io ho sempre fatto un lavoro, anzi a proposito di lavoro, permettetemi di salutare un minuto soltanto i miei colleghi, gli ex colleghi, quelli che mi conoscono, gli amici, i fratelli acquisiti in questi tanti anni. Non mi hanno mai visto in video, molti loro neanche sapevano quello che magari io facevo così nel tempo libero. Questo è soltanto un hobby per me e tale rimarrà. Quindi intanto ragazzi, ciao a tutti e per chi non vedrò più tanto frequentemente, auguro a tutti voi una buona vita. Detto questo, io ho sempre fatto un lavoro in cui sono stato a contatto con le persone e ho sempre cercato di fare il mio meglio per aiutare chi aveva bisogno. Non scenderò in altri particolari, non è importante. Questo stare costantemente in mezzo alle persone ha reso necessario a un certo punto della mia vita il dover cercare un po' di solitudine, un po' di silenzio, e questo l'ho trovato soprattutto nell'orto, nella campagna, e ho trovato grande sollievo anche dalla pratica delle arti marziali che ho praticato per quasi tutta la vita, insomma. Ho bisogno quindi di una sorta di meditazione, di ricerca interiore per ritrovare me stesso. È una frase che si usa molto, è una frase anche abusata, ma dovevo ritrovare il mio equilibrio. Ecco, questa è la parola giusta, ritrovare il mio equilibrio. E lo trovavo qui in campagna, in solitudine, facendo le mie cose, partendo da zero. Come vi dicevo, non è il mio mestiere, non lo sarà mai. Anche il fatto di dover pubblicare video e far vedere i miei progressi, tra un attimo vi dirò il perché è nato questo canale, mi aiutava a portare a termine un'altra mia missione, un altro mio obiettivo che vi dirò adesso. Molti anni fa, decenni fa, vidi un film, ero insieme a mia moglie già all'epoca, si chiama My Life, vi lascio qui la copertina. My Life, se non l'avete visto, è un film bellissimo dal mio punto di vista. Parla della storia di un uomo che sta per diventare padre, ma contemporaneamente scopre che non potrà vedere il figlio, non lo potrà crescere perché ha una malattia che non glielo permetterà a pochi mesi di vita, e la moglie è rimasta incinta da poco tempo. Per carità, non è il mio caso, adesso tocco ferro, ecco qua. Allora, poi la storia si sviluppa con il protagonista che comincia a registrare dei video in videocassetta, all'epoca si usavano quelli, i più giovani non sanno neanche cosa sono, ma e quindi iniziò a registrare dei video da far vedere poi al figlio quando lui non ci sarebbe più stato, e lì lui spiegava il suo punto di vista e i suoi insegnamenti che avrebbe dato al figlio. Mi era piaciuta molto questa storia. Io ho avuto la fortuna ovviamente di crescere mio figlio, e io e mia moglie ovviamente, e ve lo dico piano piano, un ragazzo eccezionale, ve lo dico piano, se non lo sente,
è un ragazzo d'oro. Molti valori che sono cardine della mia vita e quelli di mia moglie, ovviamente, glieli abbiamo trasmessi e questo è già un grande successo. Però sono fermamente convinto che alla fine noi dovremo tornare a vivere in un ambiente del genere. Dobbiamo cominciare a riavvicinarci alla natura. Ora, i ragazzi di oggi, come tutti i ragazzi, ma lo dico anche da ex nerd, perché io sono stato il primo che per 15 anni, alla fine degli anni 90, ho parlato di tecnologia anche a un buon livello grazie a una squadra che mi ero formato nel frattempo, sempre per hobby ovviamente. Capisco l'amore dei ragazzi per la tecnologia, ma a un certo punto si matura e a un certo punto, secondo me, ci sono serie possibilità di dover tornare a coltivare il proprio pezzetto di terra, i propri alberi da frutto, le proprie aromatiche, insomma produrre da soli il proprio cibo nel limite del possibile. L'autosufficienza è un'utopia, non ci si riesce, è difficile, costa tantissimo, però almeno avere l'idea di base di quello che si può fare. Ecco, se a mio figlio verrà la stessa idea che ho avuto io quando io avevo 40 anni, ovvero tra una ventina d'anni, io spero di viverne altri 100, ma sappiamo benissimo che non funziona proprio così e noi abbiamo qualche anno in più. Sappiamo benissimo che ci possono essere degli inconvenienti, diciamo così, strada facendo. Allora mi è venuto in mente di registrare quello che io imparavo, anche i miei errori, ne ho fatti una marea su questo canale, ma proprio tanti tanti, e registrare quello che a lui sarebbe potuto venire utile col tempo. Ci sono tanti canali ovviamente di questo genere, ci sono tantissimi divulgatori che sono molto molto più bravi di me, hanno molto più successo. Ok, ognuno ha il suo mestiere, questo non è il mio, quindi va bene così. Sì, però lasciare un ricordo a mio figlio di suo papà che faceva questo e che spero che un giorno lui cominci a fare a sua volta, ecco, per me è stata la molla che mi ha spinto ad aprire questo canale YouTube. Diverso il discorso ovviamente per quanto riguarda i test degli accessori che provo, così, quella è soltanto una mia curiosità personale. Io, come dicevo, sono un nerd di vecchia generazione, per me la tecnologia ha rappresentato un tassello importante della mia vita per molti anni, oltre al mio lavoro ovviamente, come dicevo, per passione. Avere la possibilità di provare, di farvi vedere anche come funzionano, il rapporto qualità-prezzo, pregi, difetti, per me è importantissimo. Era proprio una mia curiosità personale che volevo soddisfare a tutti i costi. E questo canale e voi che mi seguite me lo hanno permesso. Dico voi perché siamo a 50.000 iscritti, io per questo vi ringrazio, ringrazio tutti. Come vi dicevo, non facendomi vedere in video, quindi non vedevate il mio volto, e facendo video di una qualità tecnica medio-bassa, perché tanto alla fine non è il mio mestiere, siamo andati ben oltre alle mie aspettative. Io ero convinto di arrivare a 10-15.000 iscritti in questi anni, siamo arrivati a 50, va bene. Troppa roba, va bene così, grazie ancora infinitamente. Ancora due parole, vi parlo brevemente della mia idea di questo canale e di dove poi andremo a finire più o meno. Per dirvi più o meno dove andremo a finire con questo canale, vi devo fare una premessa. Io non campo di questo canale, ovvero degli introiti pubblicitari piccoli, ovviamente, che ci sono su questo canale YouTube, che magari sono sul blog, qualche link affiliato di qualche prodotto. Non, assolutamente non ci campo, non mi interessa viverci di questo. Io ho il mio stipendio, mia moglie ha il suo, stiamo bene pur non navigando nell'oro, quindi non ci manca niente assolutamente. Quindi non è mia idea far crescere questo canale in quell'ottica lì, l'ottica di chi ci deve campare, insomma, che hanno tutto il mio rispetto perché sono bravi se ci riescono, ma a me non interessa. Questo comporta il fatto, ovviamente, io sono libero di poter scegliere con chi collaborare, quali sample, quali oggetti chiedere in test. Se mi dicono di no, va bene lo stesso. Se mi dicono di sì, sono contento. Se a fine test me li lasciano, io ringrazio. Se non me li lasciano, va bene lo stesso. Se li vengono a riprendere, è successo tante volte, non ci sono problemi. Non ci devo campare con questo, e questa per me è una grande libertà. Ovviamente, se a fine mese avanza qualche soldo, io qui in campagna i soldi è un pozzo senza fondo. Quello che dovessi guadagnare è comunque tutto fatturato, perché dietro c'è una partita IVA, insomma, è tutto fatto alla luce del sole. Se avanza qualche soldo, finisce tutto in campagna e magari nuovi test, nuovi sample, molta roba che provo, la acquisto io ovviamente, e quindi poi mi rimane in casa, poi che la uso, non la uso, rimane lì. Questo per dirvi cosa? Io mi sto divertendo tantissimo a fare questi video. I motivi ve li ho spiegati. Quando non mi divertirò più, mi fermerò e basta, farò per conto mio o farò altro. Io ogni 10-15 anni cambio completamente paradigma. Questo penso che mi rimarrà, perché da questo, nonostante la fatica, qualcosina riesco a mangiarci, insomma. L'orto che faccio io, l'orto che coltivo io, è un orto
basilare ed è fatto soltanto per la mia famiglia. Io non vendo nulla, se avanza lo regalo agli amici, a quelli che non si schifano di trovare la lumachina dentro un'insalata. Poi c'è qualcuno di quelli che gli dà fastidio, quindi non glielo regalo. Ho una resa molto bassa perché non uso concimi chimici, non uso nulla. Di chimico io praticamente uso soltanto il piretro di sintesi quando proprio mi va di sfiga, che c'ho animali, c'ho cimici da tutte le parti, ma con gli anni sto cercando di eliminare anche quello. Uso solo polvere di roccia, quindi quando ci sono annate come queste, se avete visto gli altri video, dove piove per lungo tempo oppure c'è un caldo di 38 gradi per lunghe settimane, ecco lì a quel punto è difficile. Ma la sfida è proprio questa, avere meno cibo ma averlo di qualità, ed è questo che io voglio inculcare nella testa, permettetemi, di mio figlio. Quando sarà grande magari vorrà fare qualcosa in più per la sua famiglia. Ecco, questo è una di quelle cose che alla fine della giornata, insomma, porti a casa qualcosa. Con tanto lavoro, tanta fatica, tanti soldi, perché l'orto non fa risparmiare. Ce lo fa in un certo modo, non si risparmia. Però la qualità del cibo è a un livello superiore. Questa è la mia idea. Come vi dicevo, non sono un agronomo, io ho studi tecnici alle spalle. Però con gli anni, insomma, in questi ultimi 15 anni, qualcosa ho visto e qualcosa ho imparato. Bene, detto questo, siamo arrivati alla fine del video. Questo monologo non è il mio modo di essere, io non parlo perché ho bisogno di parlare. Come dicevo, io sto benissimo in silenzio, anche per lunghe giornate, se non c'è mia moglie o mio figlio in casa, io non parlo con nessuno. E sto di un bene che voi neanche lo immaginate. Qualcuno, secondo me, sta dicendo, eccone un altro che è come me. E da questo è nato il nome Orso, ovviamente. Me l'ha dato mia moglie perché è stato un periodo che volevo veramente stare da solo, staccare con la società, staccare con tutto. E quindi è nato questo appellativo. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me. Ci vediamo nei prossimi video. Adesso nel prossimo mese di agosto, quando vedrete questo video, rallenterò ancora come ho fatto a luglio, perché le cose da fare sono tantissime. Non ci si arriva, riprenderemo poi piano piano a fare uno o due video a settimana, più gli shorts, insomma. Mi trovate ovviamente anche sui vari social, TikTok, Instagram, Facebook, non sono molto attivo, io preferisco fare la vita vera, però ogni tanto qualcosa pubblico. Grazie per essere stati con me anche oggi, ci vediamo la settimana prossima e ancora bentornati nel mio canale.